Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Una super preside. Vai. Una super preside, un'istituzione qua in Caivano, Eugenia Carfora, presidente dell'Istituto Superiore Francesco Morano, che da anni qua nel cuore di Caivano del Parco Verde si occupa dei ragazzi dentro e fuori la scuola, possiamo dire preside. Ieri sera mi ha detto una cosa al telefono molto bella: qua dobbiamo resistere, andare avanti con positività. Com'era la sensazione, insomma, l'atmosfera anche dopo l'ultimo episodio di domenica sera? Oggi c'è un bel sole. Abbiamo tutti l'ansia di per fare un'ottima accoglienza domani e non vedo l'ora di vederli. Tutte le altre cose non le sento, perché i ragazzi sanno che la scuola li farà diventare uomini liberi. Cioè i suoi ragazzi si sentono comunque al sicuro, si sentono ancora vogliosi di, insomma, andare avanti ed affrontare i problemi di quest'area. Chi vive questa realtà col cuore, un cuore che vede oltre a battere, capisce che tu in silenzio devi carpire. Devi comprendere che l'altro non ti chiede cosa fare, tu lo devi fare. Io sono convinta che hanno voglia di ritornare, perché qui è un luogo, veramente un luogo bello, protetto. Cara non della mia scuola, di tutte le scuole. Cara preside, perché le scuole qui sono il cuore. E quindi... Mi sente? Dica. Volevo chiederle domani, visto che lei ha detto, sì? Cioè, torneranno sui banchi questi ragazzi, quanti sono gli studenti che domani finalmente torneranno a scuola? Uno dei grandi presidi di legalità, di educazione civica, è retorica, ma in realtà quello che fa la scuola, è una scuola che rimane chiusa per tre mesi di scuola chiusa, può creare un danno enorme, specie per chi non ha delle famiglie alle spalle che sostiene questi ragazzi. Quanti saranno gli studenti che domani torneranno a scuola? E quant'è l'abbandono scolastico in quella zona? Qui c'è una grande fluttuazione tra quelli che hanno paura e se ne vogliono andare, tra quelli che vogliono entrare, tra quelli che hanno un sacco di problemi. Io domani aspetto 768 studenti. Allora, attenzione. E quello che mi piace... Sente? Sì, prego Eugenio, prego preside, dica. E quindi domani non è vero che noi abbiamo chiuso, queste scuole non chiudono mai, abbiamo un sacco di esperienze. Io l'ultima attività che ho fatto con loro, in presenza qui da me il 3 agosto, poi mandiamo i ragazzi anche fuori. Ho 60 studenti che sono tornati da poco, li abbiamo mandati a Bardonecchia, al Villaggio Olimpico, Marina di Massa per gli stage. Questa è una scuola come tutte le scuole di questi quartieri che veramente si impegnano all'inverosimile, però c'è talmente da fare che c'è poco da pensare, per cui non è che siamo nati ieri e abbiamo bisogno di progetti. Io sogno un sistema, uno stralcio di queste periferie e metterle al centro in modo tale che il sistema deve essere impeccabile, un orologio, nessun tempo all'altro stato. Noi ci siamo, resisteremo oggi e domani, senza se, senza ma e senza paura. La sua determinazione, come dire, ormai abbiamo imparato a conoscerla bene. Lei però prima ha detto, poi torniamo da Milluzzi e da quello che accade lì, domani io mi aspetto 700 studenti. Ci saranno tutti, immagino. Più di 768. Ci saranno tutti, non ci saranno... Noi abbiamo tante fragilità. Io... Li voglio tutti e comincerò la mia storia di sempre, come non abbiamo mai smesso. È bellissimo vedere i volti di l'anno scorso, sarà dura, devastante non vedere quelli che abbiamo sempre segnalato e non abbiamo mai visto, e dobbiamo ricatturare, rapire quelli che venivano e non venivano. Questa è la nostra lotta, nessuno di meno. Grazie Milluzzi, torniamo tra